Faccio una breve introduzione del perché siamo qua. Io credo che sarà giusto e necessario separare due cose. La prima è una questione di rapporto tra la politica e i cittadini. E quando c'è un cittadino in difficoltà che chiede aiuto a chi è all'interno delle istituzioni, è un dovere di chi è all'interno ascoltare i problemi di quel cittadino, chiunque esso sia. Do una piccola notizia, oggi Carla Ruocco, parlamentare del Movimento 5 Stelle, farà un esposto contro chi ha detto che il Movimento 5 Stelle sulla direttiva Bolkestein sta tutelando le mafie degli imprenditori balneari. Ecco, qua abbiamo un classico, classico esempio di mafioso balneare. Credo che sia invece l'opposto quello che qualsiasi forza politica deve fare, cioè quello di ascoltare chi è in difficoltà, non solo, ma trovare anche le soluzioni per ridurre o eliminare quella difficoltà in cui si trova il cittadino. Io credo che viviamo in un mondo in cui molto spesso le forze politiche dicono di ascoltare e poi fanno quel cavolo che vogliono, scusate il francesismo, ma purtroppo è così. Noi invece cerchiamo di fare l'opposto, quindi di ascoltare e prendere spunto dalle richieste dei cittadini per poi attivarci nelle sedi competenti per risolvere i problemi delle persone. E questo è dal punto di vista quasi umano, nel senso che Marcello è qui che sta facendo uno sciopero della fame da parecchi giorni, 15, e credo che sia appunto un dovere nostro prendersi, ascoltare e poi agire di conseguenza. La conseguenza qual è? È analizzare qual è il problema. Il problema è che un imprenditore per colpe non sue si trova nell'impossibilità di svolgere la sua attività imprenditoriale e su questa difficoltà si è innestato un meccanismo sul quale la politica non ha fatto nulla per incidere, anzi ha inciso in modo assolutamente negativo. Voi sapete che la direttiva Bolkestein che arriva dall'Europa, apro una parentesi, l'Europa è molto brava a dirci cosa dobbiamo fare dei nostri soldi nel nostro paese, quindi abbiamo perso sovranità anche sulla nostra possibilità di spesa, l'Europa è molto brava a dirci cosa dobbiamo fare con le nostre coste, con le nostre concessioni, poi quando si tratta però di integrazione, di accoglienza, di immigrati, dice ai propri paesi fate quel cavolo che volete, ma non ce ne frega niente, arrangiatevi. Chiusa parentesi, la direttiva Bolkestein è una direttiva europea, ratificata dall'Italia, nel 2020 le concessioni cadono e si va a gara. Questo significa che per chi oggi vuole impegnarsi in una nuova attività imprenditoriale o chi aveva una concessione per casi come quello di Marcello, si è trovato le parti che aveva concesse completamente distrutte da un incendio prima, da mareggiate poi, non può assolutamente riaprire la propria attività perché nessuna banca, nessun istituto di credito andrà a finanziare qualcosa che nel 2020 finisce, perché non c'è tempo di ritorno, ovviamente. Ecco, credo che su questo ragionamento, al di là del caso specifico di Marcello, che in questi anni ha dimostrato con azioni sue come un cittadino con, permettetemi anche qua il termine un po' pesante, con le palle, possa in qualche modo far attivare dei percorsi politici di un certo tipo, indipendentemente, dicevo, dal suo caso specifico, il problema c'è e va in qualche modo risolto, ma a tutela degli interessi collettivi. L'attività che aveva Marcello, come tante altre attività balneari, imprenditoriali, sono un valore aggiunto per il nostro paese, per la fruizione del nostro paese, per le attività collaterali e l'indotto che questo crea, e credo che sia assolutamente da tutelare. Marcello aveva dei dipendenti, acquistava dei beni, acquistava dei servizi, faceva lavorare altre imprese. Come lui ci sono migliaia di imprenditori, piccoli imprenditori, che vanno tutelati in tutto il territorio nazionale, e credo che su questa questione vada fatta una riflessione profonda. Noi abbiamo cercato di farla in Parlamento, abbiamo cercato di farla a livello locale con le attività che adesso Cristian Servo, cui lascio la parola, vi illustrerà. Ma è chiaro che noi a livello regionale non possiamo incidere più di tanto sulla legislazione, però abbiamo in qualche modo voluto anche noi appunto ascoltare quanto aveva da dire Marcello, e ci siamo sentiti più volte e abbiamo analizzato la seconda parte di tutta questa vicenda, che oltre a portare alla revoca della sua
concessione demaniale ha portato già la giunta regionale a fare un nuovo bando per dare questo, diciamo, questa parte di territorio demaniale in concessione a chi vorrà partecipare al bando. Noi su questo abbiamo appunto puntato l'attenzione e ci siamo accorti di un paio di cose che non tornavano, perché appunto una delle proteste, diciamo così, che ha portato anche Marcello a fare un ricorso avanti al Capo dello Stato riguardava la mancata riduzione del canone demaniale a seguito di quello che era successo al suo stabilimento, chiamiamolo così, al suo immobile. Questa mancata riduzione in cosa consiste? Si partiva nel 2004 con la concessione, si aveva un canone di 1000 euro, Marcello, sì, giusto? Più o meno, sì, okay, sì. Più o meno di 1000 euro. Con la legge finanziaria 2007 sono state riviste un po' tutte le modalità di appunto per calcolare questi canoni e gli è stato alzato a 5000 euro all'anno, stiamo parlando sempre di canone annuo. E questo ovviamente cosa è successo? Lui per un paio d'anni ha pagato regolarmente quanto gli era dovuto, poi come sappiamo tutte le cose che sono successe successivamente l'hanno portato a non pagare più, c'è stato, diciamo, questo motivo di decadenza. Il problema qual è? Che il comune gli continuava a contestare la cifra di 5000 euro al mese. Lui riteneva che questa cifra non fosse congrua, ovviamente questo non gli ha aiutato neanche nel poter fare gli investimenti o richiedere poi accedere al credito che avrebbe necessitato. E sta di fatto che comunque siamo arrivati al 2014, ma questo canone non è mai stato ridotto. Con il nuovo bando della regione, se andate a vedere il nuovo bando della regione, il canone demaniale è stato stabilito in 2000 euro, 2100 euro. Questo cosa vuol dire? Che aveva ragione il signor De Finizio quando diceva: io sono impossibilitato a fare la mia attività per ovviamente tutta una serie di motivi che sono occorsi in questi anni, e lui aveva diritto a questa riduzione del canone, un diritto tra l'altro sancito anche dal codice della navigazione. Problema che appunto tutto questo non gli è in qualche modo stato riconosciuto. È vero che l'amministrazione comunale ha riconosciuto anche delle proroghe, questo sì, micro proroghe, c'è stato dato del tempo, però comunque non è stata riconosciuta la riduzione. Allora noi in questo caso intanto chiederemo alla regione come mai si parta da un canone demaniale di 2000 euro se fino a pochi mesi prima se ne chiedevano per gli stessi mobili 5000, e anzi c'è anche un caso un po' particolare, perché a Marcello veniva dato in concessione un terreno di 518 metri quadri, compresi anche gli specchi d'acqua, quindi diciamo una superficie di 518 metri quadri, il nuovo bando ne prevede 1080, mi pare. Quindi praticamente il doppio, e come detto siamo a meno della metà del canone. Quindi questo è un piccolo giallo che vorremmo che venisse anche chiarito. Poi c'è un altro requisito che riguarda appunto i requisiti economico-finanziari. All'interno di questo bando viene chiesto che il concessionario abbia fatturato almeno 200.000 euro in attività, comunque sempre che riguardano il settore turistico o la ristorazione, almeno 200.000 euro nel biennio precedente. Questo di fatto va a escludere ovviamente sia la posizione di Marcello, che come sappiamo è da anni che non può lavorare nel suo locale, sia anche tutta una serie di imprenditori che potrebbero o vorrebbero accedere, ma che per via di questo requisito non potranno neanche fare la domanda di fatto. E quindi anche qui siamo di fronte alla direttiva Bolkestein che ci dice: apriamo tutti quanti, siamo per la concorrenza, facciamo partecipare chiunque, e poi ci troviamo di fronte a un requisito che di fatto va a escludere la partecipazione, perché ovviamente ci può essere il suo caso che era un imprenditore, magari anche con i suoi successi, visto quello che è riuscito a ottenere appunto nel suo locale,
negli ultimi anni può aver avuto un momento di difficoltà, magari adesso potrebbe avere anche la possibilità economica di partecipare, ma di fatto, come detto, non può, e quindi questo è un altro caso. Questi motivi qui, appunto, noi non solo ci porteranno a chiedere con un'interrogazione alla Giunta come mai sono successe queste cose, come mai si è arrivato un bando di questo tipo con questi requisiti, ma più che altro noi vorremmo chiedere anche che questo bando venga sospeso in autotutela per evitare che possibili impugnazioni poi creino le solite problematiche riguardanti cause e lungaggini che ci potranno essere qualora appunto qualche imprenditore volesse impugnare questo atto. E quindi, siccome i termini ormai stanno anche per scadere, perché diciamo, la prossima settimana dovrebbe anche scadere il termine di questo bando, noi non sappiamo se qualcuno ha già fatto impugnazioni o atti, questo va detto, però insomma riteniamo che la Giunta possa quantomeno arrivare alla revoca, come detto, in autotutela della procedura di gara proprio per questi motivi. Peraltro, scusa, poi, se interrompo Cristian, una questione è già evidente, c'è un ricorso davanti al Presidente della Repubblica, certo, sulla revoca della concessione. Se questo bando continua e Marcello vince il ricorso davanti al Presidente della Repubblica, ci troviamo con due concessionari sulla stessa area, e quindi credo che il bando quantomeno doveva aspettare i termini del ricorso fatto da Marcello prima di essere addirittura emesso, non solo chiusa la procedura concorsuale. Io ribadisco una... scusa se sono interrotto, ribadisco ed evidenzio la storia di Marcello, che ci insegna un po' di cose. Non stiamo parlando di un imprenditore che per incapacità non ha saputo far fruttare il suo investimento e si è trovato in una difficoltà economica dettata da una, tra virgolette, incapacità imprenditoriale. Stiamo parlando di un imprenditore che ha avuto diverse attività in questa città, sempre di grande successo, onestamente di grande successo, che una mareggiata è un incendio, anzi un incendio è una o due mareggiate, due mareggiate successive all'incendio, hanno costretto a non poter più riaprire la propria attività, perché nel frattempo una norma calata dall'alto ci dice che comunque le concessioni dal 2020 vanno a gara. Questa situazione è allucinante, perché Marcello in quella attività imprenditoriale ci ha messo dei soldi, come dicevo prima, dava lavoro a delle persone, creava un indotto, e quindi era un bene collettivo, non individuale. Ci sono, se posso aggiungere qualcosa, ci sono due punti fondamentali da sottolineare per chi non ha ben capito la questione Bolkestein. E sono due cose fondamentali e importantissime. La prima è che le regole non si possono cambiare in corsa, perché cambiare le regole in corsa vuol dire mettere in crisi non solo un imprenditore, ma un intero settore produttivo del paese. E poi c'è l'altra aggravante che è importantissima, e dopo che questo imprenditore, io ma poteva essere qualcun altro, ha investito su un pezzo di terreno con una concessione, con un titolo, certo, un titolo che doveva, certo, con quel titolo io sono andato in banca e ho ottenuto dei finanziamenti proprio grazie a quel titolo che doveva essere certo, doveva garantire gli investimenti. Dopo aver investito, creato e sviluppato impresa esattamente come voleva lo Stato, perché lo Stato dava quelle concessioni proprio affinché la cittadinanza autoctona potesse sviluppare lì impresa, lavoro, turismo, posti di lavoro, economia. E questo io ho fatto, cioè io sono stato alle regole del gioco, ho sviluppato impresa. Poi è arrivata la direttiva a Bolkestein che dice che questo non si può più fare, perché adesso le concessioni, una volta scadute, devono, invece di godere di quel diritto, quel meccanismo di automatizzazione, di rinnovo automatico, no? E devono andare tutti in un bando di gara internazionale. Adesso, giusto e sbagliato che sia questa regola,
su quella regola poi noi abbiamo costruito delle imprese, se no non avremmo mai fatto impresa senza un titolo certo. Ma l'aggravante di tutto questo, l'aggravante soprattutto, è che dopo aver investito, dopo averci tolto le nostre imprese, messo in un bando di gara internazionale dove dovremmo competere con colossi di tutto, in buona sostanza, di tutto il mondo, non ci viene risarcito un centesimo di quello che abbiamo investito. Ma si può considerare normale e giusto una cosa del genere? Ma con quale criterio di buon senso la signora Seracchiani può permettersi di non abbracciare una causa di questo tipo e soprattutto di far finta di niente? Perché la signora Deborah Seracchiani, il nostro presidente della regione, non si è mai confrontato con noi, con la categoria, non ha mai preso in mano la situazione, e soprattutto una situazione grave come questa, perché c'è un aggravante su aggravante. Cioè, adesso noi proprio su quelle imprese abbiamo investito, abbiamo creato, acceso delle ipoteche, fatto dei debiti, ma chi pagherà questi debiti? Chi pagherà quelle ipoteche? Chi mi restituirà la casa che mi è stata tolta proprio perché non riuscivo a pagare, avendo l'impresa bloccata? Cioè, lo Stato prima ti blocca l'impresa, ti toglie via tutto, no? E poi non ti restituisce neanche un soldo. Cioè, ma siamo al paradosso, dopo la beffa anche dopo il danno anche la beffa. Cioè, ma chiunque con un minimo di buon senso e ragionevolezza si indigna davanti a questa cosa. E questo è importante. Mi permetto un paragone: noi adesso in comune stiamo esaminando il nuovo piano regolatore. È come se laddove togliamo l'edificabilità di un suolo che è già un edificio edificato, togliessimo anche il permesso di costruire, l'abitabilità e la casa a chi se l'è costruita sulla base del piano regolatore precedente. Cioè, io avevo un terreno edificabile, ho costruito una casa, arriva il piano regolatore, mi dice che quello no, e diventa zona agricola, allora vengo lì, ti demolisco la casa e ti metto in strada. Cioè, la situazione che è sul privato, questo non può esistere. Ha ragione Marcello, non può esistere uno Stato che ti concede di fare delle cose, ti stimola a farle, le fai per il bene comune, quindi per l'impresa, per, come dicevo prima, per l'indotto che crei, per i dipendenti che hai, dopodiché cambio le regole del gioco e però non ti dico, vabbè, contestualmente ti restituisco i soldi che hai investito, no, ti porto via la casa, perché Marcello è stata portata via anche la casa. Tutti i suoi sacrifici di tutta la vita. Però io non voglio fare il caso specifico di Marcello. No, però questo è l'emblema di una situazione normativa che il legislatore ha creato, e senza nessuno, come se non fosse responsabile, ora sulle spalle di chi invece ha investito va a modificare le regole del gioco di cui parlava prima Marcello. Io credo che sia abbastanza chiara, no? Evidente la questione, no? Non ci possono essere così confusione su questa cosa. È talmente di buon senso che non cioè, sì, un po' di buon senso solo, no? Non si può ammazzare la gente, no? In questo modo, distruggere il tessuto produttivo di un paese così, in maniera così, solo perché ce lo chiede l'Europa. Se ci sono domande. Sì, date un minuto al microfono, facciamo un servizio già. Ma niente, io volevo solo dire una cosa, sì. No, Stefano. C'è un articolo della Costituzione che dice che il cittadino ha diritto alla casa e al lavoro. Ora, in base a questo articolo della Costituzione, com'è possibile che lo Stato permetta all'Italia di togliere la casa? Per esempio, e allo stesso modo, un paese che è riuscito a creare il tasso di disoccupazione che c'è, il diritto al lavoro dove finisce? Ora ti rispondo con una specie di battuta citando un giornalista che ha detto che abbiamo una Costituzione bellissima e che il giorno in cui verrà applicata saremo un paese civile. Perfetto, no? La realtà è questa. Allora in sede proprio di Parlamento bisognerebbe dire che la Costituzione, che è il Vangelo di uno Stato su cui si basano tutte le leggi, non è ammissibile che sia concesso all'Equitalia di portare via la casa, quella che la Costituzione dice che è un diritto del cittadino. Cioè, ma è talmente semplice che è quasi banale. Ci abbiamo provato in Parlamento. Se non c'è altro, grazie. Ciao, grazie.